Bologna. 20 settembre 2023. Gli ultimi scampoli di cielo terso e l'aria insolitamente calda invogliano a trascorrere qualche ora in più in spiaggia se non è più il momento di fare il bagno. È ancora possibile fare una passeggiata. Respirare profondamente e, perché no, medita con lo sguardo rivolto verso l'orizzonte. Sia la Riviera Romagnola che la costa marchigiana offrono un'ampia scelta di spiagge da visitare. Anche in autunno ve ne consigliamo 5. Selezionate tra quelle più vicine ad altre attrazioni, così da avere gustose alternative comodamente a disposizione in caso di maltempo o temporali. Improvviso. Rimini, una scelta fin troppo facile dal secondo dopo. Rimini è tra le protagoniste di maggior rilievo nel panorama turistico internazionale. Ma, come scriveva qualche mese fa nota rivista americana Travel and Leisure, mensile viaggi che conta oltre 9 milioni di visitatori mensili e circa 7 milioni lettori nella versione cartacea. La vera notizia è che Rimini resta una città vivace meta turistica e all'avanguardia anche oltre stagione estiva. Basti pensare al Parco del Mare. Il lungomare perfetto, praticare attività sportive all'aria aperta o semplicemente per passeggiare e andare in bicicletta lontano dal traffico automobilistico. Ai tanti parchi divertimento sparsi lungo la riviera. Pensati far divertire grandi bambini. Agli hotel con spa piscine affacciate sulla spiaggia. Al centro storico, raggiungibile dal mare a piedi o in bicicletta, ricco di testimonianze storiche, culturali e artistiche da non perdere. Insomma, per citare Viaggi e Svago, in qualsiasi mese dell'anno a Rimini annoiarsi è impossibile. Cesenatico a metà strada tra Ravenna e Rimini. Cesenatico è famosa soprattutto per il Porto Canale, progettato nel 1502 dal maestro Leonardo da Vinci. Il 2 agosto 1849, proprio da questo porto Giuseppe Garibaldi salpò, insieme ad Anita e 200 seguaci, a bordo di pescherecci, verso Venezia assediata, nella parte più antica del Porto Canale. Il Museo della Marineria racconta, grazie a numerose imbarcazioni storiche, l'identità marinara di Cesenatico. Poco distante si possono ammirare le stanze di Casa Moretti, con oggetti di uso quotidiano e gli scritti originali del grande protagonista della letteratura del Novecento. Se nel centro storico si respira ancora l'atmosfera dell'antico borgo di pescatori, il lungomare è una meta amata da locali e visitatori, sia per la bellissima spiaggia sabbiosa che per i giardini al mare. Una lunga striscia verde dove è possibile prendi il sole e cammina in pace. Meta cult di ciclisti e cicloturisti. Cesenatico offre, anche in autunno, un ricco calendario di eventi. D'obbligo una sosta gastronomica per degustare un piatto a base di pesce azzurro dell'Adriatico Inn, uno dei tanti ristoranti tipici, affacciati sul Porto Canale Leonardesco. Dalle stellate alla piadineria, ce n'è per tutti i gusti e tutte le tasche. Tra Ravenna e Ferrara il Parco del Delta del Po a piedi, barca, bicicletta o a cavallo a secco.